1100 mAh installata sulla Sokoji One non è purtroppo rimovibile. Ma essendo la camera non dotata di un display integrato, essa è in grado di assicurare una buona autonomia. Più precisamente, nei miei test sono riuscito a effettuare una registrazione a 1080p a 30 fps dalla durata di circa 1 ora e 15 minuti con wifi spento. Tenendo invece accesa la connessione wireless, è stato possibile effettuare una registrazione di circa 58 minuti. Voto 7,5, il fatto che la batteria non sia rimovibile rappresenta una grossa. La qualità dei filmati registrati con la Sokoji One non è certo da top di gamma, ma vi ricordo che stiamo parlando di una cam super economica che nella versione senza supporto flessibile ha un prezzo addirittura di poco inferiore ai 50 euro. Come potete vedere, in condizioni di ottima luminosità, la qualità delle riprese video non è affatto malvagia. Peccato però che la cam non supporti la registrazione di filmati a 1080p a 60 fps, ma solo a 30 fps, che l'angolo di visione sia di soli 125.